L'80% dei medici in corsia presenti in guardia medica sono donne. Donne spesso indifese, lasciate sole in ospedali o pronto soccorso di frontiera. E probabilmente fare il medico è diventato davvero rischioso. Soprattutto dopo che esattamente 6 anni fa fu uccisa barbaramente con 70 coltellate la dottoressa Paola Labriola. Nel frattempo nulla sembra cambiato. A confermarlo proprio una dottoressa che ai nostri microfoni ha raccontato la sua esperienza nell'ospedale di Stato in provincia di Taranto. Io personalmente, lavorando in guardia medica, sono stata minacciata da un uomo armato, un utente abituale della nostra sede che ci chiedeva somministrazioni e prescrizioni improprie di analgesici da cui era dipendente. E quindi di fronte ad un mio rifiuto una sera si è presentato armato in guardia. Cosa sente di consigliare ai suoi colleghi? Ai miei colleghi? È difficile dare un consiglio ai miei colleghi perché comunque tutti cerchiamo di svolgere al meglio la nostra professione, essere prudenti e soprattutto io mi sento di consigliare ai miei colleghi di non mollare, di andare avanti, di denunciare soprattutto le condizioni di estrema insicurezza in cui si opera, di denunciarlo in maniera formale, ufficiale, a chi dovrebbe garantire la nostra sicurezza, e quindi parlo dei distretti, delle direzioni generali, perché un domani nessuno possa dire io non sapevo. La collega a cui oggi è dedicata questa giornata, la psichiatra Paola Labriola, prima di essere uccisa aveva denunciato più volte le condizioni in cui lavorava. Le sue denunce non sono state ascoltate.